Alcune scuole medie ed elementari hanno aderito al Sun Day organizzato a Villa Filippina per ammirare l'eclissi solare. Dalle ore 9:15, occhi in su per osservare lo straordinario evento astronomico. Sono stati distribuiti occhiali con filtri adeguati alla visione della volta celeste. Inoltre, per l'occasione, sono stati installati 5 telescopi accessibili al pubblico, più un sesto che proiettava il fenomeno all'interno del planetario. Intorno alle 10:30 la copertura del disco solare visibile dall'Italia, solo al 50%, ha raggiunto il suo massimo. Il dottor Marcello Barrale, responsabile di Urania, ha accolto numerosi studenti e curiosi, spiegando loro l'eccezionale momento di interposizione della Luna tra la Terra e il Sole. Buongiorno, siamo qui a Villa Filippina, all'interno del piazzale della villa e all'interno del Museo del Planetario per assistere e seguire l'eclisse di Sole del 2015. Oggi noi assisteremo ad una copertura di circa il 50% del disco solare. Avremo la possibilità di seguire il bordo lunare sul disco solare e di seguire le macchie solari in diretta, mentre la Luna va letteralmente a coprire il Sole. Stiamo ospitando scuole di tutto il comprensorio siciliano, perché abbiamo anche scuole di Mazara e dell'Agrigentino. E stiamo facendo osservare a tutti ai telescopi con diverse postazioni piazzate sul prato della villa. I bambini sono curiosissimi, del resto con gli occhialini hanno la possibilità continuamente di seguire i vari momenti dell'eclisse, quindi seguire la copertura e l'uscita poi della Luna, e quindi la curiosità è tanta. I ragazzi torneranno anche per seguire gli spettacoli al planetario e per seguire i nostri percorsi, i nostri laboratori. L'ultima eclisse, diciamo, utile è quella in realtà del 2011, quando siamo riusciti un po' a seguire circa il 30% della copertura. La prossima nel 2018, ma di bassissima copertura. In realtà, per assistere da Palermo ad una copertura totale dovremmo attendere il 2081.